Ah, fai mettere allora, che hanno lavorato. Aspetta un secondo. Ciao, allora ci stai chiamando da dove? Come ti chiami? Stai facendo una raccolta firme? Così, sì. Francesco e Davide da Potenza. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, come sta andando da Potenza la raccolta firme? Andando alla grande, qua siamo solamente uno dei banchetti a Potenza, che ce n'è un altro ancora. Esattamente dove siete? Sia voi che l'altro banchetto. Dove siete esattamente a Potenza? Poi a Parco Montereale, mentre gli altri a Piazza Mario Pagano. Quindi abbiamo due. Quante firme avete centri fatto? Noi ne abbiamo fatte almeno una 600-700, gli altri pure più o meno. Io volevo ringraziare. Penso proprio di sì, eh. Io volevo ringraziare pubblicamente. Come ti chiami? Chi sei? Davide, volevo ringraziare veramente le ragazze che stanno raccogliendo le firme e stanno lavorando. Bravissime le ragazze che stanno raccogliendo. Scusami. A raccogliere le firme. Ciao. Tacco, fra poco ti devo lasciare. Ok, vai, ciao. Eccoci qua, Peppe è risalito sul palco, se Daila ci dà il suo audio lo sentiamo anche. Daila, per cortesia, l'audio. Ecco, Daila ovviamente non mi sente, spero che mi senta Veronica. Se Veronica mi sente e ci dà l'audio di Beppe dal palco di Torino, per cortesia. Qualcuno da Torino che ci dia un audio. Allora, Paola Scrivi a Torino, dacci l'audio. Daila, benissimo. Pronto? Si sente vicino alla cassa. È la figlia di un signore che è stato assassinato alcuni decenni fa, che si chiamava Aldo Moro. È venuta qui a spiegarci e a dirci qualche cosa su una delle più losche vicende di questo paese. Maria, figlia Moro. Mi ha cambiato anche il nome. Io mi chiamo Fida, già tutta la vita scolastica a battersi. Perché la Fidia è un'assicurazione. No, quindi... la Fidia è uno scultore greco molto famoso. Grazie. È venuta da Roma. Adesso. A piedi. A piedi no. Grazie di essere qui. Perché sono venuta qui? Me l'ha appena chiesto un collega giornalista. Perché tutte le volte che posso avere la voce, io me la prendo. Voi siete qui per testimoniare che in questo paese esiste ancora la libertà di espressione, sancita dalla Costituzione. Ho letto che questa manifestazione sarebbe forse da considerarsi un atto terroristico. Allora, Aldo Moro, che voleva che non ci fossero extraparlamentari, ma solo persone con pari dignità, sedute in Parlamento a parlare per trovare ogni mediazione possibile, sarebbe anche lui da considerare un terrorista. C'è da dire che il nostro paese è diventato, poi però uno vede queste manifestazioni e si consola, è diventato privo di memoria e di compassione. Sembra un paese diverso da quello nel quale sono stata allevata, un paese che amavo tanto e che voglio lasciare. Cosa si può fare? I giornalisti hanno un grande potere, ma non lo usano quasi mai. Quelli che lo usano in genere vengono uccisi. Ma è possibile che sia così pericoloso fare il bene
e schierarsi dalla parte della verità? È pericoloso. Ciò non toglie che vada fatto ugualmente. Vedete, io non so bene cosa avrei dovuto dirvi, quindi vi parlerò come faccio sempre quando parlo, tirando fuori delle sensazioni dal mio cuore. In genere sono sensazioni dolenti, amareggianti, tristi, perché la vita è molto dura. È dura per tutti. Io non ho nessun primato nel campo del dolore, ma lo conosco molto bene e quindi voglio essere nella trincea dove sono le persone che riconoscono il dolore altrui. Cosa potete fare? Cosa possiamo fare? Che senso ha? Credo che abbia il senso di fare una cosa insieme, invece che contro. Questo è un modo un po' colorato di chiamare una giornata, ma nella sostanza è un modo di chiamare a rapporto quelli che si riconoscono nell'essere a favore di. E io voglio essere a favore delle persone, esattamente come era mio padre. E non mi importa niente delle etichette, del colore politico, delle bandiere di uno schieramento o dell'altro. Mi importa soltanto dell'afflato del cuore. Io non mi sento mai a disagio quando sono in mezzo alla gente, mentre mi sento spesso a disagio quando vedo la recita della vita politica. Ogni volta che seguo i titoli di un telegiornale mi viene una rabbia pazzesca, perché sembra un rimbalzare tipo ping pong di cose già dette e ridette, senza un filo. Soltanto una specie di incentivazione alla paura, e come se nella vita non ci fosse nient'altro che crimini e disagi. Ci sono, ma non sono solo questo, se no ci saremmo già suicidati tutti. Ci sono i bambini che sorridono e che hanno parole di verità. Ci sono le persone buone che aiutano altri.